sono da solo, mi hanno lasciato tutti, Valentina in primis, gli ospiti, però insieme a me c'è Katia, c'è Massimo, c'è il regista, e quindi niente, faremo questa trasmissione io, Agata, mamma te tu, come si suol dire, però cerco di farla. Ma scherzo, insieme a me ci sono gli ospiti, graditissimi ospiti. Intanto la prima è la Queen, Carla Monteforte. Ciao Carla, come stai? Ciao Claudio, bene. Tutto bene? Carla, bellissima. Io dico sempre che Carla deve girare un film con Almodovar, è vero? Ti dico questo, ti ha chiamato più volte, vedi? Bene, mi fa piacere, ci vediamo dopo. Poi qua un giovane manager, un organizzatore di eventi, che è Fabio Zumbano, ed è, lui è di Rossano, stupenda, bellissima cittadina, io adoro Rossano. E qua abbiamo un personaggio che credo che è conosciuto da molti in Calabria e in Sicilia, ed è Salvatore Caracciolo, lo conoscete bene, poi parlerò con lui naturalmente della sua ultima fatica. Le fatiche di Ercole le facciamo. Qua ci sono i due angeli miei, e lei è Maria Francesca Maffei e lui è Antonio Mannarino. Loro fanno parte di un'agenzia famosissima ormai, parleremo anche con loro naturalmente. Per ultimo ho conservato un artista giovane, un artista molto molto bravo, io ho avuto il piacere e l'onore di sentirlo fino agosto ad Invasione, è vero? E lui mi diceva prima che come hobby è impiegato alle poste. Come lavoro, naturalmente, fa il cantautore. È un grande artista e con lui voglio iniziare subito, immediatamente, e dopo parleremo. Che ci fai ascoltare? Io vi farei ascoltare un brano estratto dal mio CD. Sì. Che si chiama? Il CD o il brano? Sì. Il CD e poi il brano. Il CD si chiama Visionario e il brano si chiama Avrei voluto amore. Come? Avrei voluto amore. Ah, tutti quanti. Abbiamo l'anno. Speriamo che sia così per tutti. Avrei voluto ucciderti, amore. Mi sarei nascosto dietro la tua tenda e ti avrei colpito al cuore, ma sono rimasto solo, solo con le mie parole. E non basta un sogno in una notte che non c'è, a luci spente come un serpente che ti sfiora la pelle così dolcemente, è quel tempo che un tempo era qui, forse tornerà. Bravo. Una domanda. Secondo me è un po' pessimista come canzone, è un po' tragica. L'amore tu, che avrei voluto. Ma tu sicuramente hai avuto una grande delusione d'amore. Come tutti. Più di una. Ah, più meno male, come tutti. Guardate questa ragazza, il lume qua mi viene giù, su. Ha un viso bellissimo Maria Francesca, lei di Paola, è una ragazza che lavora, naturalmente sì. Modella, si vede. Molto molto carina e in più è una ragazza giovane anche lei, una ragazza manager giovanissima. E cosa stai leggendo adesso? Sta si leggendo Tutto Sposi, guarda caso, Salvatore Caracciolo, che combinazione, Tutto Sposi, guarda caso. Tutto per caso. Come stai Maria? Bene, benissimo. Stai lavorando? Sì, lavoro tanto.
No, lavoro. Lavori solamente? Lavoro, lavoro. Ho finito. Maria Franceschi è arrivato con il suo fratellino di 16 anni, dopo ve lo faccio conoscere, prossimo modello, anzi è già modello, è molto carino. Ci vediamo dopo. Lui, grande modello ormai da 2 anni, sì, Antonio, sì. Grande esperienza, Antonio è stato con me a Milano, ha sfilato a Milano Antonio. Antonio ha un viso un po' arabeggiante, dico sempre, è vero Antonio? Sì, è vero. Ma tu che cosa consigli alla nuova generazione per fare questa esperienza di modello, di modella, dato che... Beh, innanzitutto gli consiglio di venire sabato 21 alle 10 presso la sede della Carli Fashion a Cosenza, perché ci saranno i nuovi casting per tutti quanti i ragazzi che intendono affacciarsi e lanciarsi in questo mondo della moda. E tu secondo te, con la tua esperienza, cosa consigli? Beh, con la mia esperienza consiglio di essere decisi, ma anche un po' umili, di lasciarsi guidare da chi un po' di esperienza ce l'ha, e specialmente se i consigli vengono da maestro che mi sta alla mia destra, di accettarli di buon grado. Lui dovete sapere che è una mente, è un genio, è un ragazzo di... Cosa fai tu? Dillo tu. Io studio fisica nucleare e subnucleare. Capitemi, quello che faccio io dalla mattina alla sera, naturalmente. E poi che fai? E poi faccio teatro, per un periodo ho anche fatto l'istruttore di nuoto e poi basta. Si vede, hai un bel fisico. Io mi avvicino al gran maestro. Io? Salvatore rappresenta bene la nostra regione. Vi posso assicurare che grande professionalità, grande conoscenza del suo mestiere, io non voglio sta testa va a costa telecamere, io ancora non ho confidenza con le telecamere. Comunque stavo dicendo, Salvatore veramente è un grande professionista che ci rappresenta in un modo egregio. Lui lavora non solo nella nostra regione, in Sicilia soprattutto, ma in tutta Italia, diciamo, no? È vero, Salvatore? Beh, oddio, diciamo ancora in tutta Italia, no, potremmo arrivarci, però cerchiamo un attimino di diventare bravi nel posto, certo, in cui viviamo. Certo. Appunto, già Calabria e Sicilia è già tanto, perché è vero che ti riferisci tu naturalmente alla Sicilia, perché essendo editori della rivista che leggeva prima la Maria Francesca, usciamo nelle edicole di Calabria e Sicilia, quindi per il momento va bene così, anche perché l'industria del matrimonio, teniamocela al sud, che insomma, qui da noi per fortuna funziona, è viva, e abbiamo avuto proprio l'occasione. Io mi devo fare l'abito da sposa, tu che dici, indossi il velo o no? No, ah, ce n'ho tanti, sì. Ma secondo te lo metto il velo? Ma il velo è il simbolo del matrimonio, ci vuole sempre. Ah, il velo, ma anche un cappellino. Essere. Ma sì. No. C'è una queen qua, no? Una regina, mi faccio prestare un cappellino. Sì, senz'altro. Dopo ritorno, certo. Dopo ritorno, okay. Perché la tua ultima fatica, voglio sapere. Va bene. E ritorna Fabio Zumbano, vi ripeto, è di Rossano, è un altro creativo, è uno che organizza eventi. E prossimamente che cosa hai in progetto tu? Allora, prossimamente in progetto, in cantiere c'è tanta roba, e noi stiamo già programmando con l'amministrazione comunale di Rossano ciò che è la tradizione per la valorizzazione comunque dei centri storici. C'è in cantiere una manifestazione che è da anni ormai presente nel territorio di Rossano, il 24 aprile, che è la ricorrenza dei fuochi di San Marco. Io un anno sono stato tu mi hai invitato, io accesi i fuochi di San Marco, sì. Stavo prendendo fuoco io comunque. No, ma... è una tradizione che ricorre ormai da tanti anni. Quest'anno è in cantiere la programmazione di questi fuochi in maniera un po' più concreta, un po' in maniera allargando ai territori limitrofi questa visita di questi. Ma è molto bello, fuochi. Poi Rossano sarò di parte, i paesi calabresi, ma l'Italia è tutta bella, però chi non ha visitato Rossano vi posso assicurare è un gioiello. Adesso il centro storico è veramente emozionante. Complimenti agli amministratori, soprattutto perché è tenuto benissimo. Io sono stato ospite di Fabio
quest'estate lui organizza delle bellissime sfilate e in una location stupenda che era questa piazza sì. C'era un campanile bellissimo. Sì, in Piazza Steri, dove ecco, a me piace comunque, sono 12 anni, quest'anno ricorre il 12° anno di Estate in Moda, nella valorizzazione comunque delle parti un po' più particolari dei centri storici. Certo, certo. Valorizzare i centri storici, sì, e difatti dopo ne approfondiremo. Come no? Eccola qua la Queen, sono arrivato dalla Queen. Finalmente. Gli ultimi saranno, ma tu sei una regina, quindi sai, mi siedo davanti a te, mi inchino davanti a te. Tutti conoscono Carla Monteforte, famosissima, molto famosa è Carla Monteforte. Comunque Carla è giovanissima, però ha grandi esperienze. Carla è una giornalista, è un'altra mente giovane, giusta calabrese. Delle volte, siccome Carla comunque ha un animo d'artista, e come dico sempre io, cara Carla, gli artisti non sono visti un po' così nella nostra regione, no? Non so come. Comunque, io voglio parlare con te, sì, perché so che tu ultimamente hai organizzato un evento bellissimo, bellissimo, ed è una parola, tu hai usato una parola dialettale, sì, che può sembrare un po' forte, un po'... volgare non lo è assolutamente, diciamo forte, però ti posso dire giusta, giustissima. C'è la Katia, che è successa Katia? Scusate, c'è qualcosa che non va alla Queen, la corona non stava bene, era caduto un diamante forse. Comunque, dimmi tu di questo evento. Avete capito bene? Si chiama Vrinzula Party, è stupendo, no? Meraviglioso, creativo direi. E un attimo che mi chiama la Katia, che mi devo spostare un attimo perché la regina la devono aggiustare bene, se no assolutamente quasi lamentano. Quindi ritorno dai miei bimbi, dai miei angeli. E il microfono, se me lo dai, mi sta bene. Allora, io no. Vado di nuovo dalla Queen, un andare e venire. Ecco qua, ti ho portato un gelato nel gergo televisivo. Preferisco. Lo so. E Maria De Filippi usa sempre il gelato, quindi perché... Maria De Filippi... Il mio mito, quindi. Ah, sì? Sì, non allora, parlami di questa Vrinzula Party. Stupendi. Innanzitutto non è una cosa, è una festa, è una cosa nata per gioco, non è soltanto una mia idea, ma è un'idea anche di quello che è il DJ e il co-direttore artistico, che è Robertino, che è il DJ, lui è molto conosciuto per il Partizan, che è una festa che lui già faceva a Cosenza, adesso fa come questo altro evento che è nato per gioco, perché è nato l'anno scorso, quando si parlava tanto di escort a livello sì, e quindi noi abbiamo detto, siccome si fanno tanti Pride, facciamo il Vrinzola Pride. Ma così. E poi è una cosa che ha funzionato ed è rimasta, ed è una cosa divertente, dove la parola d'ordine è divertirsi. Noi abbiamo fatto uno slogan che diceva Candy stay home, Candy stay a casa. Stupendo. Quindi diciamo Vrinzola solo per ragazze facili. Ma era un po' una presa in giro, insomma. Sì, no? Sì, ma la nostra, quello che noi vogliamo è fare musica di qualità, anche non soltanto musica indipendente, anche musica che diciamo che di tutti quelli che vendono milioni di copie. Certo. Perché noi ci piace chi vende milioni di copie. E poi anche nelle nostre intenzioni c'è quello di lanciare anche i talenti locali, quali DJ, cantanti, quelli sono che sono d'accordo. Un po', insomma, persone che hanno qualcosa. Hanno il talento. Sì, no? sì. Certo. Infatti però, diciamoci la verità. Naturalmente Carla è una giornalista ed è una giornalista seria. Carla ha una bella mano, si dice, una bella penna, come si dice nel gergo? Una bella penna. Una bella penna.
c'ha pure una bella mano comunque, molto curata. Quindi adesso parliamo del tuo lavoro in questo momento. Il mio lavoro come giornalista al momento è fermo. Continuo a comunicare perché fortunatamente la rete è un mezzo democratico, per cui non c'è bisogno né di un editore né di un direttore, e quindi spero, mi dispiace molto, però purtroppo non mi hanno voluto. No, è un peccato, veramente. Carla è troppo brava. Voi dovete sapere che Carla è una creativa. Lei ogni tanto mi fa vedere delle cose, io parlo di moda, di fashion. Comunque Claudio mi vuole bene. No, ho grande stima di lei, assolutamente, tu lo sai, no? È reciproca la cosa. Io sono un esteta, poi sono nella moda naturalmente. E su Facebook lei ha fotografato un paio di scarpe, gliel'ho detto prima, e li ha creati lei. Ma crea delle magliette, delle t-shirt stupende con dei disegni, delle cose. È veramente una creativa. Vabbè, solo le faccio per me quando... dobbiamo fare qualcosa insieme. Va bene? Sì, sì. Ritorno, che dopo ti faccio fare una passeggiata sulla poltrona magica. Okay, intanto mi è caduto qualcosa, vabbè, dopo lo prendo. Ritorno da Salvatore Caraccio, che Salvatore ha una bella dialettica, quindi lo facciamo parlare. Parlami di quest'ultimo evento. Che c'è stato Tutto Sposi, no? Sì, Tutto Sposi Expo, sì, l'undicesima edizione. Siamo riusciti a portarla in porto, sì, nonostante, diciamo, chi cinema va contro, nonostante le difficoltà, perché ce ne sono tante difficoltà. Normale. Soprattutto, mi riallaccio a quello che dicevamo prima con te, Claudio, tu mi dicevi che quando fai l'autostrada vedi un quartiere fieristico abbandonato, e questo ti dà molto fastidio. Mi dà fastidio. E anche a me tantissimo, anche perché purtroppo, nonostante Cosenza abbia questa tradizione, perché in definitiva è stata la prima città della Calabria ad avere l'ente fiera, e per tanti anni è stato un punto di riferimento, purtroppo adesso non lo è più. Non lo è più perché non ci sono delle strutture dove Ma noi possiamo lavorare. Io dico una cosa, spezzo una lancia a favore, perché io credo molto in questa giunta a Cosenza. Speriamo. In questo sindaco giovane, galoppa tantissimo e lo sta dimostrando. Io sono sicuro che Mario Chiuto, il nostro sindaco, prenderà a cuore questa cosa qua. Ma deve farlo per forza, anche perché Cosenza, come ti dicevo, ha questa lunga tradizione, ma perché effettivamente, nonostante siamo al nord della Calabria, però effettivamente poi è centrale, perché c'è l'autostrada, eccetera. Quindi perché diciamo, non riprendere quelle belle abitudini di una volta? Si possono fare tante fiere, si facevano tante fiere, possono essere tante. Invece noi siamo costretti, noi poveri organizzatori, a spendere un sacco di soldi, far spendere un sacco di soldi, perché naturalmente dobbiamo, non avendo strutture, dobbiamo creare queste strutture. Certo. E oggi le strutture sono queste famose tensostrutture, che naturalmente ci vuole tempo, molto, ci vuole tantissima fatica. Comunque l'ultimo lavoro tuo è andato bene, ha avuto successo. È andata bene, perché diciamo, gli imprenditori sono rimasti contenti. Penso proprio di sì, poi ovviamente io dico sempre agli espositori, se c'è qualcosa che non va ditela a me, altrimenti se ve la dia fra di voi rimane un pettegolezzo. Quindi no, è andata bene perché la fiera nostra si è sempre distinta per la qualità proprio dei visitatori, essendo una fiera dove si paga un ingresso, non è che si fa pagare un ingresso per, diciamo così, per lucrare, ma si fa solo per selezionare le persone, perché dico, se uno non ha niente da fare, si va a fare una passeggiata in Corso Mazzini, non viene in una fiera, però chi realmente è interessata spende i 2,50 euro, che è una sciocchezza naturalmente, e quindi per vedere tutte quelle novità di cui insomma ha bisogno, perché organizzare un matrimonio non è che non ci vogliono 5 minuti. Sono delle persone che ci mettono 2 anni. Questo ne sa qualcosa Fabio, ecco. Fabio è un bravo organizzatore, Salvatore, questo, sai? Quindi per organizzare un matrimonio, un battesimo, una comunione, una cresima, che qua si fa tutto, si festeggia tutto, da noi meno male è un business, comunque sono soldini che circolano, quindi è molto importante questo, no? Sì, organizzare un matrimonio, la cosa che a me piace organizzare l'evento in sé, sì, ma l'organizzazione del matrimonio è una cosa molto particolare, perché prima di tutto è l'evento della coppia.
Eh certo. E difatti la prima cosa che dico... La prima... Che scoppia sempre la coppia. La prima cosa che io dico... Io e Valentina siamo scoppiati. No, non è vero, Valentina ritorna, assolutamente. La prima cosa che io dico agli sposi, l'evento è vostro e certo, della coppia, perché molte persone vengono con i genitori, per quando si rendono partecipi, perché comunque rendere i genitori partecipi fa sempre... E sembra ormai la tradizione. Ma da noi è così, comunque è così. Però purtroppo oggi come oggi l'evento è degli sposi. E poi, caro Fabio, sono i genitori che sborsano. I soldini. Lo so, però. Mi sembra pure giusto. Però io penso. Mi sembra pure giusto. Sai cosa significa così? La pubblicità. Pubblicità! Ci vediamo dopo. La tua mediocre presenza appari nel tuo splendore, ma strisciano le parole. Nemmeno per un minuto ti sentiresti l'escluso dal vuoto che ti circonda, in cui cerchi solo la forma, la troverai. Vivere nella mediocrità, ti trovi solo allo specchio, il tuo silente difetto, non senti più lo stupore, se non lo compri non gli dai il valore, nemmeno per un minuto ti sentiresti l'escluso, disprezzi chi non ha un peso, il pregiudizio è la sostanza con cui nutri la tua avidità. Bravo, 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 un artista calabrese, cantautore calabrese, bravo, veramente bravo per il testo, per la voce, ha una bellissima voce, complimenti veramente, vero? Sì, sì. Lei canta pure, la Queen canta, io voglio sentire. Volevo dire una cosa, che Comma è bravissimo. Comma è bravissimo. È anche il protagonista del suo video, che è Robertino di cui prima, che è il ragazzo che fa le feste insieme al DJ. Prima di sì, ma sì. Bravo. È anche un attore superstar. Prince una parte, Robertino è il DJ di cui sopra. Sì, sì. Ah, ho capito. Bellissimo pure il video. Comunque io so che tu ti diletti a cantare. Ecco qua la nostra sigla che va in onda così, en passant. Mi fai sentire un pezzettino? No. Dai, poco poco, un la, un fa, un re, se me lo vuoi dare me lo dai, quello che dici tu. Claudio, io sono molto timida, devi sapere. No, non è timida, non è vero, dai. Guarda, la prossima volta, così mi dimentichi. La prossima volta poi giuro, ci perché adesso vi faccio vedere una cosa, siccome ci sono i modelli, l'indossatrice e l'indossatore, si
siccome sono venute, devono lavorare, ecco, i bambini, gli angioletti qua. Una volta che stavamo seduti, no. Adesso vi dovete alzare, così vi faccio vedere come loro sfilano. E in questo, vi faccio vedere prima lei, comunque mi metto io al fianco perché loro senza di me non fanno nulla. Con lei, sono più bravo io, mi metto sopra così tu sei più alta di me. Vi faccio vedere come sfila la bimba qua. Andiamo, vai! Eccola, eccola, eccola. Brava, brava, vai, vai. Bellissima, bravissima, bravissima. Adesso viene il boss, Antonio. Antonio è timido un pochino, sembra timido, ma non lo è affatto, assolutamente. Questi sono ragazzi che comunque da 2 anni... fanno i corsi di portamento, fanno i corsi con me, li accompagno in tante cose. Mi fermo un attimo dal cantautorato. Senti, sei troppo bravo. Da quanti anni fai questo lavoro? Ormai da 15, diciamo. Da 15. Tanto giovane non sono, sono un giovane ragazzo vecchio. Però prima di continuare a parlare io... ho portato qui un omaggio. Grazie. Per te, per ringraziarti dell'invito e del tuo grande questo coraggio. Questo è il tuo ultimo lavoro, visionario. Sì, sì, esatto, esatto. Guarda, il testo, l'ultimo che abbiamo sentito con il video, veramente emozionante. Complimenti, mi ha colpito tantissimo la tua voce, continuo a dirtelo e te lo dico con il cuore. Vedete, ci sono grandi artisti, noi abbiamo grandi talenti in Calabria, però forse molti, ma non è solo la Calabria assolutamente, non hanno lo spazio dovuto, è vero? Assolutamente sì, la Calabria è risaputo, non offre grandi possibilità. Però bisogna insistere. No, assolutamente, assolutamente, per qualsiasi forma d'arte comunque vale la pena vivere, no? A dedicare l'intera propria esistenza, per cui poi alla fine... Comunque, io dico una cosa, perché io promuovo i giovani artisti, i nuovi talenti, quindi se volete partecipare me lo fate sapere tramite Facebook, mi chiamate, mi emailiate, non lo so quello che volete fare, comunque con grande piacere vi ospito. Non te ne andare perché dopo io voglio ascoltare un'altra canzone e vado di nuovo da Salvatore Caracci, hai visto questo CD, l'ultimo. Sì. Comma. Bravo lui. Che no? Significa comma? Perché comma? Punto comma, non lo so. No, non è no, comma. È un nomignolo che mi è rimasto dai tempi dell'adolescenza. Ai miei tempi si davano i nomignoli, i soprannomi nei quartieri, tra gli amici. A proposito di nomignoli, vi dico, mi scrive una ragazza, indovinate come si chiama? Claudio Greg. No, mi sono dimenticato. No, mi sono dimenticato. Come cognome Daria mi ricordo, però si chiama Daria Gomma, vi giuro. E se tu fai gomma Daria, hai capito? Lei si chiama Daria Gomma, a proposito di comma. Gomma lei si chiamava Daria Gomma, gomma Daria, la chiamo. Mo si mi andate amici, cara gomma Daria, come stai su Facebook? Quindi dimmi tu prossimamente cosa farai. Ma ieri abbiamo già pubblicato appunto proprio su Facebook, sì. Ormai è diventato pare praticamente la vetrina di tutti, ho pubblicato che la prossima novità, che insieme agli sposi, a Tutto Sposi, ci sarà Tutto Casa, cioè quindi allestiremo, sì, faremo la fiera degli sposi insieme alla fiera della casa. E si mangerà pure, già che si mangia, da te io sono stato sabato, ho mangiato da morire, quindi sì, ho approfittato, non ho cenato, là, non è vero, è vero, senza è vero. Pagare, ci casa, sì, infatti tutto anche bravissimo, Claudio. È vero, è vero, si fa così con questa crisi, sai, bisogna approfittare. No, ma poi soprattutto cose buone, perché c'era questo cliente che aveva questa fontana di cioccolato, dove... frutta, io ho mangiato per esempio tante di quelle ciliegie, non le ho mai mangiate manco quest'estate le ciliegie, ci ho mangiato un sacco di ciliegie. No, io ho mangiato tantissimo. No, è vero, effettivamente. No, ma complimenti a te, tu sei bravo, perché tu sei il regista di tutto questo. Beh. Invece Fabio, prossimi impegni? Prossimi impegni, stiamo programmando la sfilata del 12 agosto, la 12ª edizione ad agosto, sì, che si terrà sempre nel centro storico Rossano. Sì, sempre la stessa location? No, cambieremo location sempre per la valorizzazione del centro storico. Penso di fare qualcosa di originale, di nuovo quest'anno, qualcosa di particolare. Mm. Non voglio svelare tutto perché dobbiamo incuriosire. Io ti posso dare un'idea, scusami. Come no? Accetto tutto. Tu, c'è quel bel campanile, no?
con una fune, appunto, tutti, tutti i modelli appesi, così si affogano e rimangono là per tutta l'estate, come monumento, così. È bellissimo questo contrasto col centro storico e il moderno, che sono loro. A proposito, un po' Maurizio Cattelan. Ma a proposito, i vostri impegni prossimi, quali saranno? In programma ci saranno tante cose, però il 21 ci sarà, ripeto, il casting in agenzia. Ma tu Maria io, Francesca, sì. Tu, proprio tu, solo tu. Solo tu sei nel mondo delle spose, o sbaglio? Sì, no? Sono nel mondo delle spose. Finito scuola mi sono buttata subito nel mondo del lavoro e ho deciso di seguire quello che è la realtà di mamma e papà. E veniamo abiti da sposa, sì, abbiamo due atelier a Paola. Brava, brava, sì. Basta così, se non facciamo pubblicità posso troppa. Posso dirlo io, se no, come si chiama? Io lo posso dire. Lo può dire lui, che è sempre da noi. Lo si può? Va bene. No, scherzo, no, comunque è una ragazza in gamba lei. Ritorniamo alla Queen, alla mia amica Queen. Allora, i prossimi tuoi impegni. Allora, i prossimi impegni sono... riorganizzando le idee per ricominciare a scrivere innanzitutto, poi ho preso un impegno da poco per curare la comunicazione di un gruppo di musica elettronica. Ma super. Sì, che è un gruppo di Cosenza, però ancora non ne parlo perché siamo in fase embrionale, vivono tutti fuori, però sono tutti nativi di qua. Sono dei bellissimi ragazzi. Ma tu io insieme a te, lei è un artista, quindi. Come tutti gli artisti noi siamo timidi, guardate me, quindi la timidezza in persona. Dietro le quinte c'è una ragazza calabrese nonché cosentina, lei non vive qua, adesso va via, no, non ti chiamo assolutamente, grande amica di Carla. La mia migliore amica. La sua migliore amica. Lei che cosa fa? Dillo tu, come si chiama, che cosa fa, per favore. Lei si chiama Paola Daniele, mi uccide perché è molto riservata, sì, più che timida. Sì. È una grandissima ballerina di teatro danza, fa teatro danza. Bellissima. Lavora qui a Cosenza col teatro Noctu, insieme a Tommaso Muto, che mi ucciderà pure. E poi vive tra... è una stranissima pendolare, perché vive tra Cosenza e Parigi. E anche con Tappa d'Ancona, dove lavora con un regista, insomma, poi non voglio svelare tutto, però... Vabbè, perché prossimamente la voglio come ospite. Ha un curriculum assolutamente di qualità, poi farà anche una cosa a Rendano a maggio. Ah, bene, proveremo a vedere. Però forse come... non lo posso dire. Ti voglio sentire di nuovo, un altro pezzo, piccolo pezzo, piccolo piccolo. Sì, un accenno di un brano che non è presente nel disco, però... Sì. Mi è venuta voglia di farlo perché come sentivo no? Parlare di sposi, di matrimonio. Siccome le canzoni nascono da esperienze, diciamo le mie esperienze personali, quotidiane, allora ogni volta che mi guardo in giro vedo sempre delle coppie di persone che la prima reazione che hanno è ti chiedono sei sposato? No, fidanzato no. No. Non ti sposare mai, non ti... però li vivi nel personale e ho notato che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Sì, nella... sì. Allora a me è nata questa canzone che si chiama Lei non è. Lei non è. Lei non è la donna per me, ma è la... Scusate, c'è un cavo che non va bene, allora cerco di... Scusate. Ripeto perché ho un piccolo problema. Lei non è la donna per me, ma è la sola che riesce a comprendermi. Lei è diversa da me, ama cose diverse, pensa in modo diverso. Fugge dalle mie labbra o di notte si infiamma, lei non è più per me. Angoli, spigoli e giorni come ostacoli, gabbie costruite su mura di miele, senza risposte ancora in catene, ma sempre insieme. Oh.
sempre insieme, lacrime e foglie che cadono al vento, dolce autunno vestito di niente, complice il tempo che ci divide noi, sempre insieme. Bravo! Sempre insieme, insomma, ormai insieme per sempre. È difficile, no Carla? Tu che dici? Come che ne sai? L'amore... Non so perché mi hai invitato in questa puntata dove si parla solo di spose. No, Paolo. Si parla solo... No, no, voglio dire, l'amore è eterno secondo te. Beh, a modo suo sì. A modo suo, a modo di chi? A modo suo, insomma, c'è un modo per rendere eterno un amore che dura poco. Eh sì, no, no, ma si deve credere nell'amore. L'amore, io credo nell'amore, come no, come no. Sì. Ma tu, io so che tu c'hai un fidanzato bellissimo, stupendo, perché lei ha dei fidanzati, sceglie dei fidanzati. No, non è vero. Ma non... No, è fidanzatissima, ve lo dico io, è fidanzatissima con un grande artista calabrese che vive a Roma, un bellissimo ragazzo. Prossimamente lo porterà in trasmissione, quindi ve lo faremo conoscere, o no Carla? Certo, Claudio, l'esclusiva. L'esclusiva. Cioè, no, dovrei combattere con signorini per... Senti, dimmi tu, dimmi, no, cosa stai organizzando adesso? No, cosa farai? Niente, cerco una maniera per diventare ricca e famosa, innanzitutto che è la priorità. Certo. Poi livello... No, scherzo, più o meno. Niente, mi piacerebbe trovare un modo per... Io ho sempre un piede qua, un piede a Roma, che è la mia seconda prima città. Ma lei organizza molte cose a Roma, è vero? Sì, organizza È anche la mia, diciamo... Vivo anche in parte della mia vita, l'ho vissuta lei, parte della mia vita continua a viverla. Hai studiato però, a Roma. Però, sì. Io... Da Cosenza in maniera definitiva non me ne andrò mai, ho deciso. Come me? No, me ne andrò, però voglio sempre fare qualcosa qui, perché mi piacerebbe che questa città diventasse una città e non un paese di provincia. Ma assolutamente sono d'accordo con te, però ultimamente sta diventando una città e mi devi dare atto di questo. Lo spero. No, sta diventando una città, stiamo vedendo una città che funziona, una città divertente, una città culturale, perché è molto importante. Io sono convinto che questa città crescerà alla grande. Dipende io da lo spero, pensi io, che... lo, no, io no, lo spero, no. Lo io spero. Confronto comunque la mia città, la confronto con le province calabresi. Io spero che usciti dall'impasse di una crisi economica che è reale, che Cosenza ci faccia qualcosa, perché dal momento che io ho 34 anni, quindi diciamo i ventenni, i trentenni non abbiamo delle scuse, perché molti di noi abbiamo studiato fuori, comunque abbiamo studiato, abbiamo fatto l'Erasmus, abbiamo fatto il Leonardo, abbiamo visto il mondo, quindi il mondo lo dobbiamo portare qua e dobbiamo portare questo posto nel mondo. Brava, sono d'accordo, sono d'accordo, brava, brava. Voi siete d'accordo con la Queen? Sì. Eh? Come si fa a non esserlo, insomma. Eh? Ma Carla è bella, è stupenda, è bellissima. Credo c'ha un debole. Io sono innamorato. Beh, più che Almodovar sarebbe molto felliniana comunque, insomma. No, sì, è scondato felliniana, invece la vedo più Almodovar, capito? È troppo scura. Io sono andata anche a Madrid a cercarlo. Almodovar, poi. Lei adora. Chi è che non adora Almodovar? Tu, lei ricorda, è scondato questo, è molto Marilyn. Marilyn Calabrese, tu sei di origine calabrese, Marilyn? Sì, sì, sì. Ma sono tu sei calabrese, proprio di Paola? Sì, sì. Sì, sì. Sì, di Paola, sì, sì. Paola. Paola. Sì. Ah, ma sai nuotare tu? Sì. No, non è vero, non sa nuotare. No, di Paola non sa nuotare. No, no. Va col salvagente a mare, l'ho visto io, non l'ho vista io. Con le paparelle. Con le paparelle, sì, sì, con le paparelle. C'era invece... anche Antonio però a mare con me, quindi... Ah, pure tu non sai nuotare, Antonio? Sì, col salvagente anche. Ma bravo. E i braccioli. No, io metto le mutandone che si gonfiano, poi appena toccano l'acqua, si gonfiano benissimo. Cosa ho prossimamente? Io aspetto che ritorni nei conti, ma non mi riferisco all'alta nobiltà. I conti in che senso? I conti, i Vabbè. Conti, alcuni conti devono ritornare. Ma ritorneranno sicuramente, sì, certo. Sicuramente. Sì. Stai provando la vendetta. Invece il nostro cantautore, bravo. Hai in programma qualcosa, serate... Suonare. Sì, certo. Ho delle serate che ci saranno da qui a poco, il 28 gennaio sono a Pisticci, Matera, Pisticci. Poi il
3 marzo, che io sappia, c'è la mia etichetta, tutto l'entourage, la MK Records, che tra l'altro saluto, che sta organizzando un grosso evento in quel di Praia Mare. E poi niente, il 28 aprile sono al Teatro delle Sirene a Castrovillari, al momento questo. In bocca al lupo per tutto. Io saluto i miei angeli, Maria Ciao. Francesca Ciao. E Antonio. Grazie soprattutto. Saluto questo grande imprenditore che è Salvatore Caracciolo. Saluto questo giovane imprenditore. Che scusa, Fabio, giovane me, no. Un pochino più giovane di noi c'è. E poi io devo salutare la Queen, la voglio far alzare la Queen, la mia amica stupenda, grazie di essere intervenuta. Facciamo una passerella insieme, non vuole fare la passerella, comunque la trasmissione è finita, io vi ringrazio tutti, spero che ci vediamo, insomma ci rivediamo, facciamo un'altra puntata insieme, è vero? Sì, sicuramente sì. Grazie, ciao, ci vediamo.